Buongiorno, sono Raffaella e oggi vi presento il tutorial per realizzare il pull Speedy con il filato soffio di 3 sfere nel colore grigio articolo 3001 che potete trovare nello store anche in altre colorazioni. Proseguiremo con il materiale per cui vi occorrerà una forbice, un ago da lana con la cruna leggermente larga e un uncinetto numero 4,5. Ho chiamato Speedy questo tutorial perché il pull che andremo a realizzare si lavora in un soffio, proprio come la nostra lana. Vi ho fatto uno schema veloce per capire come approcciarsi. Allora, il pull è un oversize, di conseguenza è realizzato per una taglia che copre dalla 40 alla 46. Non ha praticamente la divisione tra il davanti e il dietro, ma viene realizzato insieme, ovviamente con l'apertura dell'oblò perché avrà uno scollo a barchetta. La manica sarà realizzata dritta, per cui con l'ausilio delle nostre misure che io ho segnato e con l'illustrazione del punto che andremo a realizzare, che è un punto ventaglietti, per cui multiplo di 6 maglie. Noi dovremo realizzare una catenella di avvio che sarà all'incirca tra le misure dei 50-52 cm. Lavorando appunto con il punto ventagli che è un multiplo di 6, io ho iniziato il lavoro, la nostra base del davanti, con 120 maglie. Ora vedremo insieme come impostare le prime righe del lavoro e poi ci rivedremo a 50 cm di altezza totale del nostro davanti per vedere come realizzare l'oblò, ovviamente per calzare il nostro maglione. Ci vediamo dopo. Io ho realizzato una catenella di 120 maglie. Allora, all'incirca lavorando con il 4,5, 60 maglie per me corrispondono a circa 26 centimetri, per cui ho raddoppiato e ho fatto più o meno 52 centimetri di larghezza. Per cui 120 catenelle più una per girare. Ora vediamo come impostare il lavoro. Lavorerò una maglia bassa nella prima maglia, anzi nella seconda ovviamente perché la prima non la contate perché serve per ovviamente girare il lavoro. Salterò due maglie di base, una, due, e nella successiva lavorerò 5 maglie alte. Sempre nella medesima maglia di base, una, due, e 5. Po' di filo. Saltiamo sempre due maglie di base. E andiamo a lavorare nella successiva una maglia bassa. Proseguo con saltando due maglie di base e 5 maglie alte nella successiva, tutte insieme. Come vedete, è molto veloce, il primo giro non presenta sicuramente difficoltà eccessive e come modello ovviamente è approcciabile anche alle neofite dell'uncinetto, per cui ha un grado di difficoltà davvero minimal. Allora, abbiamo realizzato le nostre 5 maglie, per cui due maglie le salto di base, vado a lavorare una maglia bassa nella successiva. Ripeterò questo schema, ok? Per cui 5 maglie, salto 2 di base, una maglia bassa per tutte le catenelle e terminerò con due maglie, scusate, con una maglia bassa alla fine, saltando 2 di base e una maglia bassa alla fine. Ci vediamo dopo per realizzare il secondo giro. Abbiamo finito la prima riga. Ora, come vedete, è bello ampio, proprio un oversize. Questo modello, ora vi mostro ancora lo schemino, potete decidere, nell'eventualità, se vi piace l'idea, di fare anche più corto, magari di 10 cm il davanti e tenere più lungo il dietro. Diciamo che è un modello che si presta a diverse interpretazioni. Per cui io la manica l'ho pensata a 3/4 con la possibilità di un risvolto.
Voi, se volete, potete farla più lunga a seconda delle vostre esigenze. Quindi, per cui è abbastanza personalizzabile questo modello. Ritorniamo al nostro punto ventaglietti. Siamo arrivati al secondo giro. 3 catenelle, che ovviamente sostituiscono la nostra maglia alta, volto il lavoro, e sulla maglia bassa d'inizio vado a lavorare altre 2 maglie alte, una e 2. Proseguo lavorando una maglia bassa al centro delle 5 maglie alte. Ora sulla maglia bassa successiva lavoro 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Al centro delle 5 maglie alte successive sempre una maglia bassa. Per cui ripetiamo questa sequenza: 5 maglie alte sulla maglia bassa, una maglia bassa al centro delle 5 maglie alte e termineremo sulla maglia bassa di fine giro con 3 maglie alte. Ci vediamo per il terzo giro. Siamo arrivati al terzo giro, una catenella, voltiamo il lavoro e lavoreremo 5 maglie alte nella prima maglia bassa. Eccola qua. Allora, prendiamo tutti e 2 gli anellini. Una, 2, 3, 4, 5, una maglia bassa al centro delle 5 maglie alte sottostanti, 5 maglie alte nella maglia bassa. Proseguiamo così fino alla fine della riga, dove termineremo insieme. Terminiamo la riga con una maglia bassa sulla terza catenella d'inizio. E abbiamo terminato il nostro giro. Allora, attenzione. Ok. Ora dovremo semplicemente procedere ripetendo il giro 2 e il giro 3. Andiamo a prendere il nostro schema e vediamo che io ho calcolato di avere una lunghezza di 60 cm, come vedete, prima di realizzare l'oblò per calzare la nostra testa. Per cui ci vediamo a 60 cm e vediamo come procedere insieme per realizzare l'oblò e per riprendere tutta la lavorazione del dietro. Ci vediamo dopo. Sono arrivata a realizzare circa 54 cm. Voi siete liberi di aumentare oppure diminuire. Io farò leggermente più corto il davanti rispetto al dietro, come vi ho illustrato ieri. Ora siamo arrivati al punto in cui dobbiamo preparare l'oblò. Per l'oblò dobbiamo diminuire le 28 maglie centrali, nel senso che, allora qui sono 28, poi ovviamente bisogna cercare di far pareggiare la lavorazione. Diminuire significa non lavorare per me in questo momento. Di conseguenza, visto che io devo preparare l'oblò per calzare il nostro pull, cosa faccio? Andrò a lavorare su quello che sono semplicemente le spalle. Io ho contato, come vedete, ho messo dei marcapunti per arrivare a lavorare praticamente la parte di lavorazione che mi occorre per la spalla. Ora voi prendete il vostro pannello, calcolate quanto sono 28 cm circa, cercate di pareggiare quella che è il numero di ventagli uguali sia per la spalla destra che per la spalla sinistra. Dopodiché lavoreremo un giro di andata e uno di ritorno, ok? Per cui 2 giri. Al terzo, ovviamente, ritorneremo a lavorare su tutte le maglie avviando delle catenelle. Attenzione, i 2 giri ovviamente vanno fatti sia sulla spalla destra che per la spalla sinistra. Per cui semplicemente lavorate quello che è il nostro punto. Ovviamente dovrete calcolare che alla nostra fine dovete ricordarvi di lavorare come se foste alla fine della riga su tutte le maglie, ok? Di conseguenza, se io lavorerò 3 maglie alte per girare, dovrò finire ovviamente con 3 maglie alte, per cui non un ventaglio intero. Ripeto, questo per 2 giri.
vale sia per la spalla destra che per la spalla sinistra. Ok, ci vediamo una volta lavorati tutti e due i giri per vedere come poi andare a ricongiungerci nell'altra parte. Allora, come vedete io ho lavorato due giri sulla spalla destra e due sulla sinistra. A questo punto dobbiamo rimettere il numero di catenelle necessario per recuperare la lavorazione. Vi ricordo che il ventaglietto che stiamo lavorando è un multiplo di 3. Di conseguenza, se io vado a calcolare che ho lavorato praticamente su quest'ultima maglia e devo riprendere la lavorazione su questo ventaglio. Prima di lavorarlo però so che ci sono due catenelle, per cui essendo multiplo di 3 calcolo due catenelle prima e una catenella per la lavorazione, due catenelle di spazio e uno per la lavorazione. Di conseguenza se io calcolo tutto, a me ovviamente con questa taglia io devo rimettere 57 catenelle, per cui le lavorerò e poi andrò a recuperare la lavorazione sull'altra spalla. Vediamo insieme come fare. Allora datemi almeno 10 secondi per rimettere tutte le catenelle e poi ci vediamo alla fine di questo dell'altro lato per riuscire a prendere la spalla. Okay. Ho lavorato le mie 57 catenelle, attenzione a mantenerla ben dritta ed ora filo sull'uncinetto e vado a vedere io cosa devo lavorare. Ho terminato con un punto basso e di conseguenza devo andare a rifare la nostra lavorazione delle 5 maglie alte sul punto basso. Allora io prendo tutti e due i miei fili, ops, così piano piano ci arriviamo, tengo il filo sulla destra ed entro nella maglia bassa e lavoro la prima delle mie 5 maglie alte. Controllo che la catenella sia dritta. Perfetto, vado avanti con le altre 4 e termino la lavorazione che è già impostata sottostante nella riga sottostante. Per cui 2, 3, 4 e 5 e riprendo a lavorare tranquillamente sulle mie maglie alte, vado a lavorare una maglia bassa, eccetera, eccetera. Sulla riga successiva ovviamente dovremo estendere la lavorazione come se facessimo una riga a nuovo ovviamente e per cui salteremo le catenelle di base, andremo a lavorare maglia alta o maglia bassa a seconda di quello che ci richiede la lavorazione e così via. E praticamente da questa riga in avanti dovrò contare tante righe ho fatto per il mio primo pannello, se volete farlo della stessa lunghezza oppure potete allungarlo e vedere voi poi come procedere. Se non volete preparare le maniche potete semplicemente tenerlo come gilet e cucire dei bottoni oppure dei fiocchetti laterali e fare un maxi gilet. Io ora siccome voglio mettere a questo gilet delle piccole maniche, perché io indosso sempre lupetti e bene bene sì, lo sto facendo anche per me, indosso sempre lupetti a collo alto, voglio fare comunque non una manica lunga ma una manica più o meno al gomito che misuri che vada bene per me. Di conseguenza ho calcolato di fare 30 cm di lunghezza della nostra manica. Prendiamo il nostro schema e come vedete 25-30 cm a seconda per un 30 cm di larghezza e calcolando i nostri 30 cm di larghezza a me corrisponde circa 64 maglie. Se voi volete ovviamente ampliarla, per cui allargarla, calcolate sempre che il nostro punto ventagli è un multiplo di 3 più una catenella giustamente per girare il lavoro e avviare. Ora ci vediamo una volta terminato il pannello e tutte e due le maniche per vedere come cucirle. Ci vediamo dopo. Per ragioni tecniche ho dovuto ruotare il lavoro per riuscire a mostrarvelo. Come vedete, le maglie che abbiamo lasciato in sospeso hanno formato naturalmente uno smerlo e le catenelle avviate a nuovo, vedete, hanno formato quello che è il retro del collo. Ora io ho già realizzato le due maniche, adesso le vediamo insieme, spostiamo il lavoro. Allora,
realizzato una manica lunga circa 24 più o meno 24 centimetri, eh? Ok, l'altra l'ho già cucita, per cui lato con lato così la cucirete, metterete un paio di spilli se avete necessità ovviamente di avere la posizione, ed ora andiamo a cucire le nostre maniche al nostro davanti e dietro. Una volta terminata di cucire la nostra manica, andremo ovviamente con l'aiuto degli spilli a pareggiare le due parti, che sono diventate più o meno uguali, eh? Poi ovviamente mettendola sulle spalle la nostra maglia tenderà comunque a trovare un suo corretto equilibrio da sola. Una volta terminato dobbiamo mettere la cucitura che guarda, vedete, il lato d'inizio, ok? Calcolerò più o meno il numero dei ventagli che dovrò lasciare per la cucitura. Allora io mi aiuto con lo spillo, conto e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ok? L'inizio della nostra riga. Allora io fino qua dovrò lasciarlo libero per alloggiare la manica. Cucirò il lato e dopo vedremo insieme come inserire la manica. Come vedete ho cucito tutto il nostro lato. Voi se volete potete decidere anche di lasciare uno spacchetto laterale aperto e cucire ovviamente meno lato, ok? Meno maglie del lato. Ora io ho inserito con l'aiuto dei nostri spilli la manica nell'alloggiamento. Vedete, spero che si riesca a vedere. Ok, ed ora sempre con il nostro aghetto e con il filo che abbiamo usato per fare la cucitura andremo a cucire la nostra manica. Una volta terminato questo alloggiamento lavoreremo ovviamente sulla stessa altra parte, per cui provvederemo a cucire e ci vediamo una volta terminato il cappio. Ci vediamo dopo. Il nostro maglioncino Speedy è terminato, abbiamo inserito entrambe le maniche. Se volete potete risvoltare la vostra manica, in questo caso la mia manica ovviamente, da entrambe le parti. Potete dare anche un paio di punti per fissarla, altrimenti lasciarla tranquillamente così. Io ho lasciato uno spacchetto da un lato ed ora siete liberi di infilarla così oppure dall'altra parte. Per cui abbiamo terminato questa volta seriamente. Vi auguro un buon lavoro con la lana soffio, uno dei prodotti eccellenti di Tre Sfere. Vi auguro un buon lavoro e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao da Raffaella.